Nel calcio italiano ci sono tante cose che non vanno. Certo, i problemi gravi stanno nel nuovo scandalo scommesse in particolare, ma dalle piccole cose si potrebbe arrivare a un football meno imbecille e più rivolto alle situazioni concrete. Prendete la Coppa Italia di Lega Pro, inutile passerella estiva che da autunno ed inverno diventa un peso per quasi tutte le compagini. Per non parlare dei playoff e playout di Serie D, visto che poi spesso vengono ripescate squadre che gli spareggi neanche li vincono, fino ad arrivare la stupidaggine, perché tale è, della pool scudetto di Serie D, un torneo che fa perdere tempo a società che avrebbero tutta la voglia di gettarsi a capofitto sull'organizzazione, spesso non semplice, dell'avventura professionistica alle porte. Eppure queste cose esistono e rendono il calcio italiano ridicolo all'occhio di chi ci guarda magari dall'estero. Martina Salerno, per esempio, di oggi è una partita che fa da specchio emblematico di chi non se ne frega nulla e avrebbe voluto riposare un po' dopo le fatiche del campionato lungo e faticoso, appunto, e dopo i festeggiamenti di appena una settimana fa. La vincitrice del girone G contro quella del girone H, in attesa che mercoledì entri in gioco anche l'Interreggio, che si è aggiudicato il girone I. Entrambi gli allenatori, di Martina e Salerno, danno spazio a una serie di calciatori che le rispettive tifoserie neanche conoscevano, visto che hanno avuto pochissime possibilità di mettersi in mostra. Molte riserve sul rettangolo verde, scialbo 0-0 finale, con pochissime cose da scrivere sul nostro personale taccuino. Si torna in campo mercoledì con Interreggio Martina, domenica si chiude alla Rechi con i calabresi ospiti dei ragazzi di Perrone. Chi vince il gironcino passerà al turno finale, che si giocherà a Gubbio con le vincenti degli altri triangolari. Volete sapere quante persone c'erano oggi sugli spalti per Martina Salerno? 39. Complimenti a loro e a chi non è andato al mare.